Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video assaggerò con voi, cioè faccio con voi, che ce la posso fare, i saikebon, non so come si chiamano, nudolini orientali della Star. Allora, io ho preso manzo, perché boh, non lo so, c'era quello con la verdura, però si è spento il flash, però penso che si vede anche bene. Vabbè, si vede lo stesso. Comunque, ah, si è spento perché è scarico, perfetto. Allora, qui c'è scritto la modalità di preparazione. Allora, se parlo male è perché sono influenzata un po' di tutto. Insomma, la gola, il naso, non vi posso dire. Comunque, allora, pronto in 3 minuti. 1. Aprire a metà la pellicola protettiva e aggiungere il contenuto della bustina all'interno del contenitore. 2. Versare dell'acqua bollente fino alla linea indicata all'interno del contenitore. 3. Richiudere il contenitore e lasciare riposare 3 minuti. 4. Rimuovere, mi sta suonando l'acqua che sta bollendo, rimuovere il coperchio e mescolare con cura. Vedremo, non lo so, non lo so. Una porzione, che cosa c'è qua? Boh. Allora, io sono una persona curiosissima. Si dovrebbe togliere questo. Non lo so. Vabbè, non lo togliamo. Comunque, vediamo. Allora, io ho riscaldato in questa tazza un po' d'acqua. L'ho fatta. Si è bagnato tutto. L'ho fatta a 150 nel microonde. Comunque, quindi dovrò fare la prima cosa: aprire a metà la pellicola protettiva, aggiungere il contenitore. Ah, devo mettere la busta. Oddio. Iniziamo. Bene. Io ho paura. È la prima volta. Comunque. Sono così, poi c'è questa busta, ma io adesso influenzata non ci sento, cioè non sento bene, però vabbè. Allora mettiamo questo qui, facciamo una cosa magari, Mario. Ma che cos'è polverina? Mamma mia, buona. Cioè, che cos'è? Comunque, va bene. Allora, siccome io l'ho aperta, cioè male, che non lo vedete, sì, ok. Aspettate un attimo. Facciamo così. Ecco, l'ho aperta male. Io gli metterò un po' di alluminio, carta stagnola, non so come la chiamate voi. Ce l'ha scritto di aggiungere l'acqua bollente fino alla linea indicata all'interno del contenitore, ma dov'è sta linea? Non l'ho capita. Vabbè, ok, facciamo finta di niente. Questo è un problema. Io li riempio tutto, cioè tutto fino a... Ora combinerò ogni... Mamma mia, un casino. Infatti... Ok, vabbè. Ho attraversato un po' di acqua qui.
Ora ho capito. Lo voglio far vedere per voi. Che qui. Se si vede. Qui c'è scritto livello dell'acqua. Non si vedeva? Cioè, ci devi fare caso praticamente. Vabbè. La cosa bella è che non si vede l'acqua. Cioè, non so dove sono arrivato, però vabbè. Ok. Facciamo così. Facciamo di venire riposo. Allora, erano e 5 e sono e 10, quindi ho fatto passare 5 minuti, sì, lo so, ma non lo so, mi è andata così. Io sento un odore strano, però vabbè. Ok. Vabbè, li apro. È caldissimo. Allora, una girata. Non fate caso come sono combinata nel viso, vabbè. Lasciamo stare. Gli do una girata. Tipo l'odore sembra tipo di dado, boh. Mamma mia, che cose strane. Io vedo che quelli del Grande Fratello se li mangiano sì e no ogni giorno. Non penso che sia il mio pranzo. Aspettate. Allora, dall'odore sembra tipo dado. Anche se ho la ricicluse, vabbè. Influenzata. Comunque, provo ad assaggiarli anche se mi viene un po' il. Ma io ne voglio poco. Cioè, ma per assaggiarli mi voglio poco. Ok. Sì, non fate caso che mi faccia. Io passo col dado, tipo così lunga non l'ho mai mangiata. Di solito tipo ci metto questo, ecco. Sto facendo la pasta con le lenticchie e gli mettiamo anche questo, perché come pasta a minestra mettiamo sempre questa. Comunque, non lo so. Mi lascia un po'. La devo far assaggiare mia madre. Comunque non lo so. Non. Cioè non ci andrei mai matta. Io per la pasta col dado ci vado mattissima. Perché gli metto anche abbondante latte. Abbondante formaggio. Ma non lo so. Dovrei mettere formaggio? Boh. Non mi hanno mai stravolto niente, cioè, normale. Comunque, questo di qua, come vi ho detto all'inizio, è manzo. Fatemi sapere se avete assaggiato anche voi questa roba qui. Qua l'avete assaggiato perché ci sono vari gusti. E niente, ragazzi, fatemi sapere nei commenti.
Aspetto una vostra risposta. Ciao!